Forse Trevor ha assolutamente ragione. Perché dovremmo pensare al mondo? Insomma, dopo tutto, cos'è che il mondo si aspetta da noi? Aspettarsi. Mm-hmm. Da te. Cos'è che il mondo si aspetta da te? Siete liberi? Non siete preparati? Non siete pronti? Eppure vi guardate intorno e a voi non piace il mondo com'è? E se il mondo è un'enorme delusione? Siamo fregati! A meno che non prendete le cose che non vi piacciono di questo mondo e le sbattete via facendole finire per terra sulle chiappe. Non dite ai vostri che ho usato questa parola. E potete cominciare a farlo oggi. Questo è il vostro compito. Avrete un voto e vale per tutto l'anno. No, non ci voleva. No, no, un momento, cos'è? Cos'è che non va? Qual è il problema? Sì? Tipo così. Così come? Ci sarà una parola per finire la frase? Qualcuno l'aiuti? Strano. Pazzesco. Strano? Pazzesco. Faticoso. Barboso. Barboso. Faticoso. Che ne dite di possibile? È possibile. Il regno della possibilità. Questo sono io. Questo sono io. E queste sono tre persone a cui darò il mio aiuto. Ma deve essere una cosa molto importante. Una cosa che non possono fare da sole. Perciò io la faccio per loro. E loro la fanno per altre tre persone. Siamo a 9. Ne aggiungo 3 a ognuno. Fanno 27, perciò... Non sono forte in matematica, ma la cosa aumenta molto in fretta, capisce? È pazzo! Va bene, articolate le vostre idee, per favore. Sì? Per me è una buona idea. Sean? È stupida. Adam? C'è di mezzo l'onore. Non importa a nessuno dell'onore. E con questo? Tu sei così. Bene, Trevor, la classe ritiene, mi sembra di capire, oltremodo utopistica la tua idea. Cercherete questa parola tra un momento. Tipo un mondo perfetto. Mm-hmm. E allora? Allora, come ti è spuntata in testa? Perché... Tutto quanto è uno schifo. Ti ha detto lui questo?